Si è concluso con 23 condanne a complessivi 284 anni circa di reclusione e 3 assoluzioni il filone dell'abbreviato del maxi processo scaturito dall'operazione New Generation Riscatto 2. Le pene più pesanti sono state quelle di 20 anni di reclusione inflitti agli imputati Riccardo Francesco Cordì, Antonio Aversa, Luca Scaramuzzino e Salvatore Congiusta. Nella tarda serata di ieri, il GUP di Reggio Calabria, Irene Giani, ha accolto sostanzialmente le richieste della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, ed ha condannato gli imputati dell'inchiesta scaturita dalle indagini dei carabinieri di Locri, che hanno disarticolato quelle che sono in parte ritenute le giovani leve della cosca Cordì, operante principalmente nel territorio di Locri. Nel corso della lunga discussione, i pubblici ministeri Calamita e Capece, Minutolo, hanno evidenziato al GUP Regino i risultati investigativi emersi nel corso di 2 attività di indagine complementari, convenzionalmente denominate New Generation e Riscatto 2, condotte dai militari del gruppo Carabinieri di Locri. La pubblica accusa ha sostenuto l'esistenza di un vincolo associativo tra le nuove leve della consorteria Cordì, desumibile dall'analisi delle attività delittuose da questi poste in essere attraverso danneggiamenti, minacce ed estorsioni al fine di assicurare il controllo del territorio e di scalare le gerarchie interne del sodalizio. In questo contesto è stata inoltre individuata dagli inquirenti anche un'associazione dedita alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. Infine, un altro filone della maxi operazione ha proseguito ad indagare sul protrarsi dell'attività estorsiva sul territorio svolta da alcuni affiliati nei confronti di noti imprenditori locali, determinatesi a segnalare alle istituzioni le condotte delittuose patite già in parte scoperchiate nel corso della precedente indagine denominata Riscatto Mille e Una Notte. Non ha retto l'impianto accusatorio nei confronti di Damiano Aversa, Lorenzo Vico e Antonio Dieni. Per quest'ultimo imputato, difeso dall'avvocato Antonio Alvaro, la procura aveva chiesto 15 anni di reclusione con la pesante accusa di far parte di un'associazione mafiosa con un ruolo apicale all'interno del sodalizio denominato Cordì, mentre il difensore ha insistito per l'assoluzione, richiamando tra l'altro anche la decisione della Cassazione che a dicembre ha rimesso in libertà il 56enne Dieni, gli era assolto con la formula per non aver commesso il fatto. Gli imputati per i quali vi è giudizio di responsabilità in relazione a capi per cui vi è stata la costituzione di parte civile del Comune di Locri, della città metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria, sono stati condannati anche al risarcimento dei danni cagionati da liquidarsi in separato giudizio civile, rigettando le richieste di provvisionale.